Mister, arriva un'altra gara difficile contro una squadra in cui ambiente lei conosce bene, insomma, una squadra completamente rivoluzionata la scorsa estate, sono successe tante cose, una squadra che ha pescato tanto in Serie B dal Torino, che partita è? È una squadra che comunque ha cambiato tanto, ma che ha tenuto comunque uno spessore di squadra importante, perché insomma i Turati, Catania. Che partita è? Le solite partite di C dove il risultato non è mai acquisito, dove certamente ci sarà equilibrio. Noi questi equilibri li dobbiamo spostare però, perché c'è necessità di fare così, perché dobbiamo continuare, dobbiamo recuperare dei punti, perché dobbiamo fare la partita giusta, giochiamo in casa, adesso c'è anche un periodo di 3 partite in 8 giorni e però fortunatamente questi impegni sono per tutti e quindi si giocherà a distanza molto ravvicinata, è importante anche gestire le risorse, non lo so che tipo di partita sarà, loro sono una buona squadra, noi stiamo bene, vogliamo vincere, poi l'ambiente io lo conosco, io sono di là, ma non è la prima volta che affronto il Siracusa, per cui tutto normale, insomma. Senta, mister, lo diceva prima, insomma, la prima di 3 partite che chiudono l'anno, 3 partite impegnative, compresa quelle di domani, il fatto che appunto ci siano queste 3 partite potrebbe in qualche modo condizionare le sue scelte per quanto riguarda l'indice iniziale, comunque tutto quello che saranno le scelte per tutto il corso anche. No, questa è la prima, per cui giocherà chi secondo me sta meglio, giocherà chi ha avuto più continuità di lavoro, chi ha espresso un buon rendimento. Buonasera. E poi, come sempre, ci sarà bisogno di tutti, però questa è la prima di queste 3 partite, per cui questo tipo di valutazione in questo momento non lo faccio. Poi vedremo più avanti. Certamente c'è qualcuno che non sta benissimo come Figliomeni, ma che fortunatamente insomma non è niente di particolare, per cui sicuramente Figliomeni non sarà della gara, ma nel frattempo abbiamo recuperato Signorini che è un giocatore affidabilissimo e poi c'è anche Lame e probabilmente non ci sarà neanche Infantino, ma questo perché anche in virtù delle 3 partite di una settimana è inutile prendersi dei rischi, domani non ci saranno sicuramente né Figliomeni né Infantino, poi vedremo la prossima. Però come sempre è un'utopia pensare che possono giocare sempre quelli, ci sarà bisogno di tutti. Noi fortunatamente dal punto di vista fisico siamo in condizione di fare le 3 gare così ravvicinate bene dal punto di vista fisico, perché il gruppo sta molto bene da questo punto di vista. E allora voglio dire, il calendario ce le riserva queste partite, ce le andremo a giocare una alla volta. Senta, si spera anche, nell'ultimo periodo non siete stati fortunatissimi anche per quanto riguarda i terreni di gioco, si spera che insomma, il Ceravolo possa essere un po' migliore e le chiedo se magari insomma, o dall'inizio o a partire in corso potrebbe insomma, essere utilizzato Giannone che forse in questo periodo è quello che è stato un po' più penalizzato anche delle scelte, visto probabilmente anche i terreni che sono stati Ma sì, al di là dei terreni che purtroppo sono questi e no, su cui noi veramente possiamo fare poco, Giannone è un giocatore che ha qualità, ma è un giocatore anche che sta bene, se lui trova gli equilibri mentali giusti, è un giocatore che può fare la differenza. Ogni tanto si perde, diciamo, in un bicchiere d'acqua, adesso volutamente sto andando sull'individuale, sul personale, potrebbe essere una possibilità, ma adesso vediamo, ripeto ancora una volta, in queste 3 partite, fra chi giocherà dall'inizio e chi subentrerà, ci sarà necessità di tutti, dell'apporto di tutti, anche di chi, che mi auguro che possa recuperare, come Figliomeni e Infantino, i giocatori che non ci saranno certamente domani. Mister, la voce verde, prima natalizia, 9 risultati consecutivi, un po' di bagni di folla qua e là, sia per lei a Chiaravalle, mi pare che per i giocatori della Terra Zero Storia. 3 gare in 8 giorni, fra cui questa che contro un avversario che è la classifica peggiore rispetto alle altre due. C'è anche il rischio, insomma, che ci sia un po' più di rilassatezza o che magari si pensi là e come si interviene su questo? Questo non esiste, non deve esistere, voglio dire, garantisco io, guai,
se dovessimo avere un atteggiamento morbido, guai se dovessimo avere un atteggiamento rilassato, cosa che ad esempio abbiamo avuto nei primi 15 minuti a Matera, compreso anche l'azione in cui abbiamo subito gol, che è stato un gol sciocco, stupido, soltanto perché abbiamo tardato a posizionarci, quindi è mancata la necessaria attenzione. No, non deve essere così, non esiste, quindi è un aspetto su cui abbiamo toccato, ma voglio dire, poi i nostri allenamenti sono sempre intensi, eccetera, per cui la regola è quella. Noi non pensiamo che domani sia una partita, ma non lo pensiamo, ma manco lontanamente che sia una partita da semplice. Noi sappiamo che la dobbiamo vincere, noi sappiamo che per vincere abbiamo necessità di essere tutti, che per vincere abbiamo necessità di fare le cose per bene, con intensità, con equilibrio, con lucidità, senza sperperare nulla, costruendo ma senza sperperare, quindi è lontana dalla nostra testa che sia una partita facile. Per quello che riguarda i tifosi, qui ci sono anche tantissimi tifosi che purtroppo stanno fuori, lavorano fuori, ma che hanno dentro le vene sangue giallorosso. Adesso tanta gente rientrerà, noi vogliamo fare, ma non bella figura, vogliamo fare bella figura e i tre punti che sono una condizione fondamentale. C'è il Mario, a proposito di Matera, i primi 15-20 minuti in cui era il Catanzaro era molle, ha cambiato volto, ha giocato in maniera intensa, anche cattiva, meritava di vincere, al di là del rigore che non è stato fischiato per quel fatto di sorriso, però non è riuscito a farlo, sono due punti persi. Ma l'ultima partita, alla fine del primo tempo ho detto questo ai ragazzi, già me ne ero accorto dopo 30 secondi, ma non è che non c'era volontà. I primi 15 minuti, senza che loro avessero chissà grandi meriti, la nostra attenzione, la nostra determinazione, l'entrare subito dentro la gara con le condizioni che c'era, è stata tardiva. E questo non deve avvenire, perché fa parte di quel purtroppo percorso in cui tanti si devono rendere conto che per vincere, per fare campionati di elite, non puoi mai pensare di essere in questa categoria superiore all'avversario prima che cominci la gara. Lo devi dimostrare sul campo. Questa non è la Serie A, in cui le condizioni dei terreni di gioco, delle situazioni sono sempre più o meno equilibrate, per cui prevale chi ha più merito, chi ha una migliore identità tattica, chi ha più qualità, eccetera. In C non è così, a volte ci sono delle variabili, come quelle ad esempio dei terreni di gioco, oppure delle condotte ostruzionistiche, oppure delle terne che, come si dice quando uno è come i pirati dei Caraibi, come si chiamava quel personaggio dei pirati dei Caraibi? Che vedono con un occhio solo, speriamo che vedono con due occhi. Ha già dichiarato di essersi trovato ora a suo agio nella nuova posizione, ha fatto già 3 assist e un gol, se si aspetta di più oppure se è contento comunque di come sta giocando, visto che secondo me è uno che può fare veramente la differenza e la sta facendo. E Dursi, che per minutaggio, togliendo Infantino e quello degli attaccanti che ha giocato di meno, però ha già fatto 3 gol, come lo vede nella prospettiva di crescita nel proseguo di questo campionato? Ma sono due giocatori che sono certamente cresciuti, venivano da un percorso negli anni passati un po' diverso dal punto di vista dell'atteggiamento, della mentalità. Dursi poi è un giocatore anche giovane, che non ha un grande bagaglio, ma è un giocatore che certamente ha grandi qualità, sta crescendo, deve continuare a farlo attraverso l'impegno, attraverso il lavoro, attraverso l'apprendimento, attraverso la lucidità mentale. Statella pure, anche lui non è un giovanissimo, ma non è neanche un giocatore grande, ma è un giocatore integro, perfettamente integro, e questo è molto importante. Può fare bene, se tutte e due possono fare ancora meglio, perché se eliminiamo alcune pause, alcune magari cose che certamente non sono volute, possono fare meglio, certo che possono fare meglio, devono fare meglio. Mister, siccome di fatto ho parlato un po' di tutti i singoli, la faccio anche io una domanda sul singolo, cioè vi piace andare sui singoli, sul Fischnaller, che comunque non è più entrato in campo, ma era, ha cominciato bene la gara,
domani Vicinale rigiocherà, punto. Eh già, avete visto? Vi ho risposto. Anche perché insomma, domani Ficinale è l'unico giocatore titolare sicuro. E questo rapporto con gli arbitri, Mister, che continua veramente a minare il percorso del Catanzaro, perché diciamoci la verità, insomma, siamo molto penalizzati da questa situazione. Il Presidente l'altro giorno nella presentazione ha detto che passare dai dilettanti al professionismo e ci vuole molto. Prima invece passavano per la C2, quindi facevano un pochino più di gavetta. Ci sembra veramente che Catanzaro, anche a Matera, ha subito qualche torto, diciamo. Quando mi saturo, e questo è un argomento che mi ha saturato, perché già in tempi non sospetti lo affrontavo, ma non era in momenti così per cercare, mi ero già reso conto che, non lo so, di alcune stranezze, io le chiamo stranezze nel senso che di parecchie sviste, poi nell'economia di una gara c'è quella più visibile, eclatante, c'è quella che nella conduzione di una gara io non ho mai visto due pesi e due misure, ma mi ha saturato questo argomento, non ne voglio parlare, c'è però anche un deferimento. Se dovessi dire veramente quello che penso, tanti dovrebbero scappare, ma preferisco rimanermene seduto io, poi ci sarà un deferimento assolutamente ingiusto, poi vedremo, ma certamente qui ogni tanto qualcuno le riprende, ma certamente con noi di sviste ne hanno fatte tante, ma anche eclatanti, che noi non siamo gente che non accettiamo, che non capiamo l'errore. Ci sta l'errore, capirlo, però ci sono errori. Quando gli errori sono evidenti, eclatanti, conclamati, ma come si fanno? E può succedere una volta. Io non lo voglio dire perché non mi piace, manca attaccarmi. Quando io denuncio questo, fra virgolette, questo tipo di aspetti, è perché sono veramente saturo e non mi voglio neanche attaccare al fatto dei punti, ma noi avremmo meritato. Purtroppo siamo stati sfigati perché siamo incappati in alcune sviste clamorose, poi magari vedi altre immagini eccetera, queste cose non si vedono, poi magari cerchi delle immagini e non le trovi. Bah, che stranezza, ad esempio su Eleven Sport, quando gli arbitri, compresa l'ultima partita con noi, fanno errori eclatanti, vai a vedere il filmato, che cos'è? Come mai? Mia domanda è da infante, da bimbetto che si sta affacciando adesso a certi ambienti. Come mai? Perché è strano perlomeno. Forse perché il Catanzaro è tornato a certi livelli, quindi. Non lo so. Noi sicuramente dobbiamo continuare, anzi, alzare l'asticella continuamente e costantemente, perché poi questo è un gruppo che la può alzare, è un gruppo in continua evoluzione, l'ho detto all'inizio. Però guai a pensare di avere l'atteggiamento dei primi 15 minuti di Matera, che soltanto perché sei più bravo o qualcuno magari lo scrive o lo leggi, tu ci credi. Non è così, lo devi dimostrare in campo. Questo fa parte di quel processo di maturità che i ragazzi devono compiere, perché a volte qualcuno legge, a volte mi capita le interviste eccetera, ma che qualcuno si convince veramente in teoria. Poi noi lo sappiamo che possiamo essere più bravi degli altri, ma non ci dobbiamo mai dimenticare che lo dobbiamo dimostrare, perché è la parte fondamentale. Ma giudica decisiva questa fuga degli eurostati oppure? A 20 giornate alla fine non ci sono fughe decisive. Certamente fare. Loro stanno capitalizzando tutto, ma tutto, veramente tutto, ma credo che lo sanno anche loro. No, gli spazi ci sono per tutti, mancano 20 partite, sono un'eternità. Quindi nessuno ha mai chiuso i campionati all'andata, neanche una squadra come la Juve Stabia, che sta tenendo un ruolino pazzesco. Ma lo dico, ma molte volte non è neanche questo ruolino così incredibile dal punto di vista statistico, non è neanche legittimato dalle prestazioni. Il 2018 passa, arriva un altro anno. Grazie. Ma li avete visti?